Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Quello che faremo oggi è un video diverso dal solito, dico sempre così, ma faccio sempre video diversi, non è colpa mia. È un contenuto molto rilassato, come vedete non sono da solo. E oggi faremo semplicemente un video reaction, sentite in sottofondo le macchine che fanno casino, perché siamo in pista, in una pista da drifting. Alla fine del video vi farò anche conoscere il proprietario della pista, vi spiegherò dov'è, quanto costa e se volete venire a girare vi aspetto perché io sono qui spesso. È arrivato il momento di andare a conoscere la ragazza che sicuramente vi interessa più di quello che sto dicendo io, le intervistiamo. Lei la conoscete già, nome? Ciao, Samantha. Elena. Olga. Sharon. Ok, adesso non faremo altro che salire in macchina, fare un giro in pista e goderci le reaction, basta. Purtroppo è una pista, come vedete, non da velocità, è bagnata, questo perché qui si fanno anche dei corsi di guida sicura, è un po' più complesso tenere la macchina sull'acqua, ma allo stesso tempo non c'è rumore di gomme, non si consumano le gomme e uno può imparare in santa pace. Direi che ci siamo rotti il cazzo di parlare e ci vediamo direttamente in macchina. Ok. Ah, non sta a legarti, sai? Ti leghi? Facciamo la persona. Si lega. Ci vivo. Comunque tu sei abituata perché tu lavori qua, come vedi dalla maglietta, per cui è tipo casa tua qui. Non abbiamo reaction. Però guidi a destra, penso sia la prima volta che mi siedo a sinistra. Ah sì? Eh sì. Sembra stare a sinistra. Cambia niente. Fare le colazioni e i bianchini. È il tuo primo JZ questo? Sì. Grazie per il giro. Grazie a te. Ti sei divertita? Molto. Sono incapace? No. Migliorabile, dai. Dai, è la prima volta. Ascolta, ci vediamo poi per la chiusura, ti chiamo. Mi hanno mandato a morire. Ecco Sharon. È la prima volta che sali su una macchina drift? Sì. A dirlo. Thank you.
Ok. Bene. Siamo in Friuli, ragazzi, quindi anche le ragazze ogni tanto bestemmiano. Esatto. Come buongiorno mattutino. Importante essere onesti. Comunque tu alla guida destra sei abituata perché c'è tuo fratello che alla Skyline. Che è la Skyline, no? Che abbiamo preparato noi. GTR 33. Cosa? Il GTR. Non è una GTR. Glielo dico sempre anche lui, è una GPS. Si incazzerà quando guarderà il video. Però ha il motore della GTR. Andato così attraverso in giro. No, mi piace stare sulla strada un pochettino più comoda. Ho fatto un incidente. Ah sì? Sì. Ma cioè hai fatto un incidente di traverso? Camionale, mi è andata via la macchina. Però ero a 150 all'ora con il buio. Ok. Quindi me la sono anche un po' cercata. Ho perso il controllo della macchina. Com'eri a 150 all'ora? E boh, diluviava, ho detto voglio andare a casa. Ah, diluviava e quindi ho detto boh, vado più veloce possibile così arriviamo prima. E invece mi sono schiantata. Boh, qua diciamo che si va piano proprio perché c'è l'acqua. A parte la sensazione di non avere il controllo della macchina che è l'inizio, ma è diverso dalla strada qua. Eh sì, perché comunque se in pista succede qualcosa, magari che vada nella ghiaia, sei abbastanza sicura. Ti sei divertita? Abbastanza. Ti piacerebbe provare? Sì. Oh, ma allora facciamo un altro video dove guidi. Va bene. Va bene. Mi raccomando. Mi hanno detto che è divertente. Ti hanno detto che è divertente. Olga? Giusto? Sì, Olga. Ti hanno detto che è divertente? Sì. Adesso vediamo. Vai, legati. È mai stata su una macchina drift? No! È arrivato uno schizzo. Inizio, sì, no, è per impresa, fa troppo caldo. È arrivato uno schizzo che... Stai divertendo o hai paura? È un mix di emozioni. Ok, onesta. Thank you.
più emozione. Non sei abituato. E il tuo ragazzo non guida così di solito? No. È qua che ci guarda. Spero che non lo faccia, sono uccida. Spero non togli di vita. No, magari ti abitui. Sì, sto cazzo. Grazie per il giro. Vedo che eri tranquillissima. Tu, bellissimo. Ho chiesto a tutte, ti piacerebbe provare? No! No, 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 va bene, ok. Grazie, ci vediamo per la chiusura. Sì, per provare a guidare, tu proveresti a guidare una macchina di genere? No. No, bene. Tu sei abituata perché ti sei fatta una grande sessione di... Ma è sempre bello. Lo schizzo in faccia ci sta sempre. Cosa hai fatto? Perché ti viene bene questa, hai girato un po'. Mi viene bene tutta la pista, no. Beh. Solo il primo giro che ho fatto con la ragazza, no, mi ha detto che posso migliorare. Mi sono girato 3 volte. Ci vuole un po' per scaldarsi. Questo giro ci sono un sacco di schizzi. Oh! No! Distrai. Oh! Cosa che devi fare in maniera rilassata, la macchina deve andare da sola. Invece quando uno sale per la prima volta, è meno male, perché anche io sono così, corri dietro al volante, acceleri tanto per farlo sgommare, normale, ma vedrai che nel giro di 3-4 volte con un istruttore bravo come me che non si arrabbia per niente. No, neanche un po'. Bene, grazie, bacino come con tutti quelli che sono salite. No. Adesso portiamo la più figa di tutte in assoluto. Un'onore incredibile. Le cosce più belle del web. Devi rompermi la macchina adesso? Devi rompermi la macchina, no? Ti metti anche la cintura? Porco Dio, aspetta un attimo. Non ti fidi? Ma non è che non mi fido. Fammi mettere, almeno sto fermo. Puoi darmi dei consigli. Pensi? Importante, perché Mario è quello che mi ha insegnato a fare drift, perché prima non ero capace, qui dopo tanto tempo. Se mi ricordo la prima volta con S15 si è migliorata del 300%. E sono stato l'unico a far sottosterzare una macchina da drift. La macchina da drift! La macchina da drift! Bene, ringraziamo anche Mario per aver partecipato al video. No, adesso io ho fatto un giro con te, adesso tu fai un giro con me. Va bene. Allora, siamo qui con Mario, direttore. Buongiorno. Della pista e istruttore della pista da drifting. Così si dice, così diciamo si così. Dice.
grazie. Facciamo provare il Chaser, una macchina giapponese. Lui gira con le Mustang e con le Subaru di solito, no? Con la guida sinistra. Che sono anche disponibili per i corsi. Per fare scuole, per fare i corsi. Così poi ci dà. Devo cambiare tecnica di guida, nel senso che sono seduto a destra. Seduto a destra e con la macchina completamente nuova, perché in Italia una macchina così non si trova. E quindi vediamo di fare qualcosa di giusto. Ringrazio ancora Angelo che mi ha dato questa disponibilità per provarla. Dopo alla fine ci dai le tue impressioni. Dicevo, è originale, tutto originale, tantissimo sterzo, e quindi è molto, cioè, molto... c'ha l'assetto, basta, non è che c'ha angoli di sterzo, niente, esatto, motore stock. Se devo fare un confronto, la Mustang è molto più lenta, più impacciata nei movimenti, anche più difficile una volta che la lanci per via del peso, e quindi con questa qua, cioè, è questione di qualche metro e ti dà subito fiducia. È vero. Però, cioè, anche se è la prima volta che sali, diciamo che è un'ottima macchina per imparare lasciando l'originale e modificandola con le giuste tecniche, le giuste, diciamo, manutenzioni da fargli, e per quanto riguarda metterla con assetti sportivi, diciamo, non proprio il seremi da gara, ma utilizzando sempre l'uso stradale, cambiando l'angolo di sterzo, coppia ne avete da vendere. Telaio molto diretto, molto sincero nella guida e molto preciso quando fate l'inserimento con il gas aperto. Sembra una giostra. Sì, è vero. È veramente uno spettacolo sta macchina. Sono contento. Magari in futuro ne piazziamo una per fare i corsi. Grazie ancora, è veramente bella bella. La consiglio se Angelo la vuole mettere anche a disposizione per qualche corso. Bene ragazzi, prima di chiudere il video e farvi rivedere di nuovo le ragazze che so che state aspettando, intervistiamo un attimino Mario, che è l'istruttore e direttore di questa pista che si chiama V-Drifting ed è a Mariano del Friuli, in Friuli Venezia Giulia. Spiegaci velocemente che cosa può fare una persona che viene qui da te. Allora, una persona che viene qua da noi in pista può accedere alle nuove tecniche di guida che non ha mai avuto per strada, per i corsi di, diciamo, per le patenti normali, quindi si può fare dal corso di guida sicura, guida sportiva, sportiva avanzata e drift, come vedrete nelle nostre giornate, i nostri video, certo, che è con tutte le macchine disponibili nostre, di, diciamo, qua dalla scuola, che sono quelle che abbiamo qua di sfondo, sono Mustang, di sfondo qua. Subaru, cioè c'è un po' di tutto. Anche queste sono tutto, utilizzabili. Quindi abbiamo drifting, rally, c'è abbiamo un po' di tutto, tutto disponibile. Abbiamo bello, tutto disponibile bello. Per accedere alle tecniche di guida, per aumentare la propria sicurezza per quanto riguarda la circolazione stradale. E uno può venire a girare anche con la propria macchina, come abbiamo fatto noi oggi, no? Uno può entrare con la propria vettura, sempre, per chi non conosce la pista, sempre i primi turni, almeno con l'istruttore insieme, che gli vengono spiegate le tecniche di guida e i punti esaltanti della pista per quanto riguarda anche la scivolosità, perché è una pista omologata per alcune tecniche di rally, formula rally, queste cose qua, ed è allagabile sia da una parte che dall'altra, quindi bagnata. L'unica bagnata, quindi non l'unica si consumano pista le gomme. Che non si consumano le gomme, ci si diverte tanto e si fa tutto in totale sicurezza. Un'ultima cosa veloce, per non spaventare quelli che ci guardano, è costosissimo, è inaccessibile come prezzi, ci vuole la ricchezza per venire qua? No. O chiunque può venire? Allora, chiunque può venire qua, perché diciamo che in un weekend di una pizza in compagnia, una serata in discoteca, siamo quasi a livello di fare un corso, ecco, che vi serve per quanto riguarda la vostra sicurezza, la sicurezza anche degli altri. Perché attenzione, quello che imparate anche a manovrare la macchina, fare la derapata, controllare tutto, poi in strada in caso di emergenza, esatto, può servire. Quindi io consiglio a tutti di venire qua e farsi un corso, perché come diceva lui costa una cazzata, investite sti soldi e imparate a guidare decentemente. Grazie Mario. Grazie a te. Noi ci vediamo prossimamente spesso a girare. Perfetto. Adesso facciamo la chiusura seria e portiamo qui le ragazze. Bene ragazzi, come vedete sono tornate. Come è stato, partiamo da qua, il giro? Con lei è stato il giro peggiore perché mi dovevo scaldare. No, beh, è stato figo stare dalla parte opposta del guidatore. E soprattutto però la prima volta su una JDM in pista, perché qua girano più che altro BMW e roba del genere. Su una vera JDM, la prima volta. La bestemmiatrice, cosa ne pensa? Bene. Ti sei
Ti sei divertita? Sì, mi sono divertita, speriamo di divertirci ancora. Bene, ecco. Siccome prima nel video, non so se si è visto, ha detto, ha manifestato l'interesse per guidare addirittura la macchina, esatto. Potremmo pensarci magari con calma. Lei è quella che si è spaventata ed emozionata in più. Tante ha detto emozioni, che erano emozioni, sì, contrastanti, ma però si è divertita. Beh, sì, sì. Quindi diciamo una che bella esperienza, non ti sei spaventata dal punto di dire non vago mai più, oddio. No, sicuramente. Cioè, è una roba strana, sì, no, diversa, però è divertente. Però ci sta, è bello, bello sicuramente. Farei altri giri comunque. Farebbe altri giri, bene, li faremo. E lei? Che lei si diverte tantissimo, sì. Sì, però sì, ovviamente sì, non vedrete mai reaction esagerate perché abituate. Bene ragazzi, vi ringrazio. Mentre passava Mario, questo è Mario, Mario con Mario che gira in pista. Vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi. Spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. Se volete altri contenuti come questo in pista, scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale, venite a trovarmi su Instagram e soprattutto, ve lo ripeto, commentate, perché solo se voi commentate il canale può girare e io posso capire se fare altri video come questo, diversi, quindi outdoor e con sgommate, fumo e cazzate varie. Vi ringrazio di nuovo per essere stati qui con me, ci vediamo nel prossimo video e ciao!